Buongiorno ragazzi, bentornati alle nostre video lezioni. Oggi affrontiamo un tema un po' particolare, quello della disobbedienza civile, una serie di lezioni in cui vedremo un po' nella storia, un po' nella filosofia, cosa ha voluto dire il tema della disobbedienza civile nel anche migliorare le leggi che gli stati mano a mano si sono dati. Allora, che cos'è la disobbedienza civile? Vediamo cosa dice Rawls, un famoso filosofo di non tantissimi anni fa, un filosofo dei nostri tempi, quindi un filosofo che ha visto in prima linea certe lotte per ottenere dei diritti. Lui dice che la disobbedienza è uno dei meccanismi di stabilizzazione del sistema costituzionale, cioè è un meccanismo di regolarizzazione, di stabilizzazione, di sistemazione. Le leggi non sono perenni, ogni volta devono essere cambiate, devono entrare in contatto con le necessità della popolazione, quindi la disobbedienza delle leggi ingiuste rispetto a quello che è la situazione, permettono dei meccanismi di stabilizzazione. Lui dice che insieme a elezioni libere e regolari e a un sistema giudiziario indipendente dotato del potere di interpretare la Costituzione, la disobbedienza civile usata nei limiti stabiliti e con valido giudizio aiuta a mantenere e a rafforzare le istituzioni giuste. Quindi, vediamo l'uso dei predicati verbali, dice mantenere e rafforzare, quindi sembra quasi un controsenso, ma egli afferma che disobbedire serve a mantenere e a rafforzare istituzioni giuste. Vedremo poi di capire che cosa significa questa cosa. Quindi all'interno di un sistema di elezioni libere, un sistema giudiziario che non sia legato al potere, una Costituzione, la disobbedienza civile ha un suo ruolo. Quindi dice, e dà la definizione, perché non tutto è disobbedienza civile. La disobbedienza è una cosa, la disobbedienza civile è un'altra. Dice che è un atto di coscienza pubblico, cioè deve essere pubblicizzato, uno non può tenere la sua disobbedienza nascosto. È un rispondere alla propria coscienza e metterlo in pubblico. Non violento, quindi non esiste disobbedienza civile violenta. O meglio, vedremo che poi nella storia c'è anche stata una disobbedienza violenta, ma come risposta a un'altra violenza. Tuttavia politico, contrario alla legge, quindi si tratta di disobbedire la legge, in genere compiuto con lo scopo di produrre un cambiamento nelle leggi. Quindi lo scopo deve essere non uno scopo di interesse personale, ma un cambiamento delle leggi a favore di tutti. Quindi, successivamente il nostro testo ci dà ancora meglio la definizione, prova a spiegarcela nel dettaglio. Dice, se volessimo partire da una definizione potremmo dire alcune cose. Allora, rifiuto di obbedire a una legge considerata ingiusta. Questa è la prima caratteristica. Io considero una legge ingiusta e rifiuto di obbedire. Questo è il primo punto della disobbedienza civile. Vedremo tutti quanti partono da questo aspetto. Il secondo aspetto è che deve essere, come dicevamo, un comportamento pubblico. Non possiamo tenerlo nascosto, non possiamo farlo di nascosto, non possiamo agire come fanno i terroristi, ad esempio, nascostamente, agendo nell'ombra o provocando azioni violente, perché lo scopo è far prevalere valori morali che si considerano universali, quindi che devono andare a vantaggio di tutti e che hanno come regola di attivazione della propria protesta, la non violenza. Quindi qualcuno di voi in classe mi ha detto: ma allora i terroristi che si fanno saltare in aria? Provate a pensarci, rientrano in queste categorie? Sono dei disobbedienti civili? Sicuramente non tutto è disobbedienza civile, altre cose sono terrorismo, altre ancora sono protesta, ma non sempre disobbedienza civile. Queste sono le quattro caratteristiche che dobbiamo tenere a mente. Adesso andiamo a vedere un po' nella storia, nella filosofia, nell'arte, due esempi di rispetto della legge. Quindi disobbedire, abbiamo detto, è non rispettare la legge. E quindi che valore ha la legge, ci chiediamo. E con questo concluderemo la nostra lezione, poi vedremo nelle altre quali altre stimoli verranno. Ma sicuramente la nostra domanda in questo momento è: ha senso rispettare una legge considerata ingiusta? Vedremo due esempi presi dalla classicità. Da una parte un dialogo platonico che racconta il suicidio di Socrate condannato ingiustamente, e dall'altra Antigone, la donna eroina che difende la legge di natura, la legge degli dèi, la legge del suo cuore contro le leggi ingiuste di Creonte, il dittatore di Tebe.
Allora, prima considerazione. Per non avere dubbi, il dovere fondamentale di chiunque appartenga a uno Stato è obbedire alle sue leggi. È un dovere. Noi abbiamo tutti il dovere fondamentale di obbedire alle leggi che abbiamo condiviso attraverso lo Stato nel quale viviamo. Quindi non può esistere una società civile senza leggi. È un sogno, sarebbe bellissimo vivere senza leggi tutti fraternamente. Ma le leggi sono necessarie alla sopravvivenza della specie. La specie umana si è evoluta fondando delle civiltà che si sono date delle leggi. Questo è un dato di fatto, indipendentemente da qualsiasi cosa si prendi. Quindi, come tale, chiunque non rispetta una legge deve essere punito. Quindi, disobbedienza civile prevede una punizione. Leggiamo questo brano tratto dal Critone, poi lascerò a voi le riflessioni. Il Critone è un dialogo di Platone, un discepolo di Socrate, che scrive questo dialogo in cui Socrate, filosofo di Atene, famoso per il suo spingere gli studenti che lo seguivano a riflettere, a ragionare in fondo a temi fondamentali dell'esistenza e del sapere, viene condannato dallo Stato ateniese alla morte, quindi deve ingerire cicuta e darsi la morte, altrimenti sarebbe stato condannato ad una morte imposta dallo Stato. Quindi, alcuni dei suoi discepoli, vediamo in questo quadro, no? Questi sono tutti discepoli di Socrate, adesso no, sono tutti personaggi famosi perché poi diventano tutti abbastanza famosi, discepoli di Socrate, non so individuarli, però vedete che sono tutti tristi, piangono, si disperano, molti di loro, in particolare Critone, gli propone di scappare, ha un piano, lo può far scappare e salvare così la vita di questo grandissima mente della città di Atene. Vedete che Socrate alza il dito, un gesto. Con una mano alza il dito, con l'altra prende la coppa, come per dire c'è una legge superiore che io devo rispettare, cioè la legge dello Stato. E cosa dice Socrate rispondendo a Critone che gli dice di scappare? Socrate finge, in questo dialogo era famoso per i suoi esempi, finge di parlare con le leggi, come se le leggi fossero vive, e dice, e si immagina che le leggi gli dicano qualcosa. E le leggi cosa gli dicono? Le leggi probabilmente continuerebbero. Vedi, Socrate, che non è giusto da parte tua quel che tu stai facendo nei nostri riguardi, perché noi che ti abbiamo messo al mondo, che ti abbiamo allevato ed educato, che ti abbiamo fatto partecipe con tutti gli altri cittadini di tutti i beni che potevamo procacciarti, noi dichiariamo che chiunque degli ateniesi lo voglia può trasferirsi dove più gli piace. Con tutti i suoi beni, se una volta raggiunti i diritti civili e conosciuti gli ordinamenti dello Stato, a noi stesse le leggi non ci trovi di suo gradimento. Lui dice: le leggi cosa mi direbbero se fossero vive? Noi ti abbiamo allevato, sei cresciuto nelle leggi di Atene, sei diventato la persona che importante anche che sei diventato, grazie proprio alle leggi. Ti abbiamo permesso di studiare, ti abbiamo permesso di nutrirti, ti abbiamo permesso di crescere nella sicurezza e adesso tu vorresti scappare? Vorresti negarci? Soprattutto perché noi dichiariamo che chiunque non sia d'accordo con noi, cioè con le leggi, dicono le leggi, può trasferirsi dove più gli piace. Se tu non eri d'accordo con le nostre leggi, non dovevi trasgredirle, dovevi trasferirti. Tu hai scelto di trasgredirle, adesso pagherai. Proseguono dicendo: nessuna di noi vi impedisce di trasferirvi, magari in una colonia se non vi andiamo a genio, in qualche altro luogo che vi piaccia, portandovi appresso le vostre sostanze. Ma chi di voi rimane, cioè se potete andarvene, ma chi rimane, riconoscendo il nostro modo di amministrare la giustizia e gli affari dello Stato, si impegna all'obbedienza di ciò che noi comandiamo. Dice: io non posso rompere questo patto implicito che c'era fra me e le leggi, cioè se io resto qua devo rispettarle. Altrimenti dichiariamo che commette 3 volte ingiustizia. Chi non rispetta le leggi commette 3 volte ingiustizia. Prima perché non obbedisce a noi che gli abbiamo dato la vita. Lui vive perché ci sono le leggi. Poi perché lo abbiamo allevato, è cresciuto bene, proprio perché è allevato nelle leggi. Infine perché dopo essersi impegnato all'obbedienza, né ci persuade dei nostri torti, né ci obbedisce. Cioè non cerca di cambiare le leggi, ma nemmeno le obbedisce. E mentre noi comandiamo con mitezza e lasciamo a lui la scelta tra le due soluzioni di persuaderci, cioè di obbedirci, egli non fa né l'una né l'altra cosa. Quindi Socrate si immagina che le leggi siano vive e che gli affermino la sostanziale ingiustizia che lui compirebbe nel non rispettare le leggi e nel non accettare la punizione di questa cosa. Quindi Socrate rappresenta quello che afferma la totale adesione, altrimenti si cadrebbe nell'inciviltà
alle leggi, anche se sono ingiuste, perché Socrate viene accusato di empietà, cioè di andare contro gli dèi. Era una legge fondamentalmente ingiusta. Socrate faceva il filosofo, portava i ragionamenti all'estremo, anche probabilmente in una situazione tirannica come era quella dell'Atene di allora, contro quello che era il potere anche religioso dei governanti, che quindi lo condannano. Ciononostante, anche di fronte a una legge ingiusta, Socrate accetta la morte, accetta di rispettare la legge fino in fondo. L'altro personaggio che andiamo a vedere è Antigone. Antigone propone una posizione che invece è alla stessa conclusione: entrambi muoiono, cioè entrambi si sacrificano, danno tutto per questa cosa, ma lei va contro le leggi, lei decide di non rispettare le leggi del suo stato. È una tragedia di Sofocle, grandissimo tragediografo del V secolo a.C., che ha come protagonista la tebana Antigone. Lei è figlia di Edipo, Giocasta, una storiaccia di una famiglia a cui è successo di tutto, tipiche famiglie dove il fato tragico li travolge in ogni modo, in ogni dove. Ha due fratelli che hanno cercato di riconquistare, anzi uno dei due ha cercato di riconquistare Tebe, la città di suo padre, che nel frattempo è stata presa da Creonte, re di Tebe, tiranno di Tebe. I due fratelli sono Polinice ed Eteocle. Eteocle combatte per Creonte. Polinice combatte contro Creonte, muoiono entrambi in guerra. Creonte decide di seppellire Eteocle, che gli era stato fedele, e di lasciare Polinice a venire divorato dai corvi. Fa proprio una legge che afferma di non seppellire chi aveva combattuto contro Tebe. Antigone, mossa dalla pietà per il fratello, mossa dal suo cuore, non si poteva lasciare insepolto un fratello, secondo Antigone, è una legge degli dèi. I fratelli devono fare di tutto perché anche la vita eterna dei propri fratelli sia possibile. Non venire seppelliti voleva dire venire condannati nella religione greca. E quindi Antigone dice: la legge del mio cuore, la legge degli dèi, cioè la legge naturale, si direbbe oggi, è superiore a quella che ha stabilito il tiranno di Tebe. Quindi di notte va a seppellire il fratello, simbolicamente gli getta su un po' di sabbia, non ha tempo di scavare una tomba, non ha neanche la forza, però era già un gesto simbolico che avrebbe fatto sì che il suo fratello per gli dèi sarebbe stato seppellito. Viene catturata e viene condotta davanti a Creonte. Qui abbiamo solamente un piccolo brano, ma è un dibattito fortissimo quello fra Antigone, e Creonte. Noi ne leggiamo solamente un pezzettino dove Antigone presenta la sua posizione. Creonte, re di Tebe, il tuo editto non era di Zeus, e la giustizia che siede accanto agli dèi di sottoterra non ha mai stabilito tra gli uomini delle leggi come queste. Gli dice: tu stai facendo una legge che nessun dio ha mai accettato. La legge di non seppellire le persone è una legge ingiusta, e quindi non hai nessun diritto di essere sopra Zeus. E infatti gli dice: non ho ritenuto che i tuoi decreti, re Creonte, padre di quello che avrebbe dovuto diventare mio marito, perché fra l'altro lei era la promessa sposa del figlio di Creonte, non ho mai creduto che i tuoi decreti avessero tanto potere da far trasgredire ad un essere mortale le leggi non scritte, immutabili, fissate dagli dèi. È l'eterna lotta fra la legge stabilita dagli stati e quella che viene ritenuta una legge naturale, no? Come ad esempio il diritto alla libertà, il diritto alla vita, il diritto alla felicità. Lei dice: non ho mai creduto e mai crederò che le tue leggi siano superiori a quelle degli dèi, a quelle della natura. Il loro vigore non è di oggi né di ieri, ma di sempre, sono leggi eterne. Nessuno sa quando apparvero per la prima volta. Non potevo, per paura di un uomo, rispondere di questa violazione alle divinità. Perché lui la minaccia, dice: io ti farò uccidere. Lei dice: non ho nulla da perdere. Non ho nulla da perdere. Sarebbe peggio vivere pensando mio fratello insepolto. Certo sapevo di dover morire, come Socrate, uguale, ma anche senza i tuoi editti. Io sarei morta comunque, caro mio, cioè la vita conta se si rispettano degli ideali. E morire prima del tempo penso che sia un vantaggio per me. Chi come me vive in mezzo alle sciagure, non sto a raccontarvele, ma i figli di Edipo di sciagure ne hanno viste finché si può negare che con la morte ottenga un beneficio? Non è un dolore dunque affrontare questa sorte, lo sarebbe stato invece lasciare insepolto il figlio di mia madre. A questo punto ci chiediamo tutti, cioè di fronte a una situazione come quella di Socrate o di Antigone, cosa avremmo scelto noi? Le mie azioni ti sembreranno folli, dirà Antigone, perché uno potrebbe dire: ma tu sei pazza, cioè rischi la vita per dare la sepoltura a tuo fratello.
ma forse è pazzo chi giudica la mia pazzia. E quindi concludiamo, quali considerazioni possiamo fare? Possiamo dirci, non so, le leggi vanno sempre rispettate comunque come fa Socrate? Bisogna obbedire comunque alle leggi dello Stato? Oppure le leggi ingiuste vanno combattute? A quale prezzo, possiamo chiederci anche, saremmo disposti a rispettare la legge? Cioè, co cosa saremmo capaci di giocarci pur di rispettare la legge? Oppure quali conseguenze nel caso la disobbedessimo, decidessimo di disobbedire a qualcosa che riteniamo ingiusto? Quindi lasciamo aperto questo quesito e proviamo a domandarci cosa faremmo noi se. Ci vediamo in classe. Ciao a tutti.